ristorante Elettrodomestici, il più grande megastore expert della Puglia. Ci trovi a Surbo, strada statale 613 Lecce Surbo, lato opposto centro commerciale Mongolfiera. A Mesagne, in via Montagna, zona commerciale. A Gallipoli, strada statale 101, presso centro commerciale Famila. Elettronica, informatica, tecnologia, piccoli e grandi elettrodomestici, articoli per la casa, liste nozze e tante esclusive promozioni. Si torna a giocare, pressione a tutto campo, Banks in palleggio, servito Moraschini, chiede come sempre a Vitucci di rimanere larghi, poi Banks, discrepanza di 8 secondi tra i due cronometri, Banks lascia scorrere il tempo, si gioca al limite, gli applausi di Maffezzoli per incoraggiare i suoi, il pallone perso da Banks, 14 secondi, campo grande per Harper in penetrazione. La stoppata di Gaffney, not in my house, di Kembu Tombo, così dice solitamente Maurizio. Giocata difensiva mostruosa di Gaffney, che ha cancellato la penetrazione di Harper. Che cosa fa? Scala la montagna Tony Gaffney, mette la crocetta dicendo da qua non passa nessuno, 8-3, 8-5. In lunetta c'è Riccardo Moraschini per il quinto fallo. Segna il primo, 8-6, 8-3. La freddezza del vice capitano che scrive sullo scout il 12° personale. Seconda possibilità, 7 secondi, ancora una volta Vitucci fa segno X, per cui si cambia, cambio sistematico, 8-7, 8-3. C'è la sospensione chiamata da Massimo Maffezzoli, che prepara lo schema di rimessa. Si torna in campo, Banks, Moraschini, Brown, Gaffney e Zanelli per i padroni di casa. Harper, Nichols, Udano, Silins e Campogrande. Non c'è Sykes perché è uscito per 5 falli. Ripeto, si cerca il tiro da 3, disturba Zanelli. Harper cerca un compagno, lo trova in Silins. Il pallone per il lettone, accompagnato da Banks. La sospensione, l'errore, il rimbalzo di Gaffney, il palleggio di Gaffney, la palla va fuori, arriva il suono della sirena, la Epicasa Brindisi non si ferma più, non si ferma più, vince anche nel pala del Mauro, mette in cassaforte due punti con tanto di battuta e doppia battuta a chiudere in cassaforte questi playoff, 87 a 83. I tifosi della Epicasa, della New Basket Brindisi, giunti numerosissimi qui nel Palasport di Avellino, si fa festa, e questa è la Epicasa Brindisi che è venuta sotto la curva a festeggiare. Brindisi raggiunge la 18ª vittoria stagionale, miglior risultato dal 2013-2014, quando Lionel Brindisi di coach Piero Bucchi totalizzò 18 vittorie in 33 partite tra stagione regolare e playoff. Adrian Banks è stato il miglior realizzatore della serata, con 23 punti e 7 assist, il capitano ha guidato il quintetto pugliese, tutto in doppia cifra. Brindisi domina il primo tempo con una grande difesa che strozza il talento offensivo di Sykes e compagni. Il play di coach Maffezzoli è tuttavia l'unico con un plus minus positivo nel primo tempo. Ben presto però le rotazioni accorciate presentano il conto della Epicasa, che perde l'inerzia nel secondo tempo. Banks prende in mano la squadra con 19 dei suoi 23 punti nel solo secondo tempo. Gaffney colleziona 20 minuti di grande intensità difensiva dopo un primo tempo che lo aveva visto protagonista anche in fase realizzativa. Brindisi ha tirato meno dei padroni di casa, ma finalmente le percentuali sono state di aiuto a Brown e compagni. La Epicasa ha tirato con il 50% dal campo contro il 40% scarso dei padroni di casa. Ha toccato ancora una volta quota 20 assist e, nonostante aver perso la lotta al rimbalzo, ha contenuto i possessi persi e non ha sprecato energie. Il gruppo ha fornito l'ennesima prova di solidità di questa stagione. Il quintetto ha dimostrato di essere di ottimo livello in Serie A, a volte superiore anche agli avversari, e la panchina ha avuto ottime performance per tutto il campionato. Domenica prossima Brindisi ospiterà una ferita Aquila Trento, reduce dalla sconfitta punto a punto contro Olimpia Milano, priva di Mike James. I ragazzi di coach Buscaglia sono ultimi di un gruppetto di squadre a 32 punti e combatteranno per accedere al tabellone playoff. Brindisi al contrario è sicura della partecipazione alla post-season, ma ha l'occasione di difendere il quarto posto ed avere il vantaggio del fattore campo nell'eventuale serie contro la Dinamo Sassari. La Dinamo, infatti, sarà impegnata con Cantù alla ricerca dei due punti che le permetterebbero di agguantare incredibilmente i playoff.
Da mesi diciamo che nessuno si sarebbe aspettato di vedere Brindisi tra le migliori squadre del campionato, eppure a risentire quel "ci divertiremo" pronunciato da coach Vitucci di fronte alla scalinata Virgilio Gremita, un dubbio che qualcuno sapesse tutto sin dall'inizio francamente resta. Banks che va nelle mani di Gaffney, solito taglio dentro, scappa via Brindisi, ora parziale aperto 19-10, grandissima giocata in campo ora Zarelli che perde subito il pallone, la gran giocata da parte di Filloi, la schiacciata di Young. Filloi, vediamo se decide di sfidarlo fino in fondo, si apre troppo il campo per Gaffney e lui da lì è un po' più che una sentenza. Qua perso completamente invece Udano. Il blocco di Gaffney, riceve ora, si va da Moraschini, c'è spazio su un ribaltamento completamente saltato per Chappell in questa serata, meno 8 Avellino. Banks ancora una volta un gran pallone per Brown, il reverse, distanza che sempre lui in possesso di palla può andare a sfidare Brown che è gravato di due falli, alza ancora una volta la parabola, immarcabile del campo Avellino, anche se ora interrompe il palleggio e riesce però a trovare un compagno. Ribaltamento molto ben eseguito, il pallone arriva a Silins ed è parità lo 0-0. Errore dalla lunga distanza, fa correre un compagno qua, grandissima transizione per Banks. Chappell, ribaltamento fantasticamente eseguito e arriva la tripla, un pochino anche le mandate della difesa. Avellino qua, grande soluzione personale, incalcolabile per Avellino, ci prova Harper e va a inchiodare, mamma mia, Devonte Harper, 76-74. E ora Moraschini, c'è Sykes contro di lui gravato di 4 falli, vedremo cosa deciderà di fare Moraschini, si lancia all'indietro. C'è una discrepanza ed è sensibile, prima però c'è da seguire l'attacco di Banks che si palleggia sul piede, arriva la rubata di Campogrande, vedremo se prenderà un tiro, alla fine arriva la stoppata di Gaffney! Oh, lontano, si alza per la tripla, marcato da Banks, arriva l'errore, arriva il rimbalzone di Gaffney che poi perde probabilmente la maniglia, ma è finita qua, 87-83. Coach Vitucci, intanto complimenti, grande vittoria anche nel Palla del Mauro, ma questa vittoria ce la ricorderemo non so per quanti anni. Ma ce la ricordiamo perché finalmente saremo in playoff, ancora dobbiamo andare avanti. È matematica adesso. Sì, spero proprio di sì, insomma, perché basta. Devo dire che insomma stiamo facendo un girone di ritorno importante e se pensiamo che le ultime partite, no? Tutti erano preoccupati del calendario, cioè un calendario difficile perché Venezia, Trieste, fuori Avellino, no? Sembra. E invece è una squadra che non fa una piega, il fatto di giocare fuori casa, il fatto di chi ha di fronte che sia una buona squadra, cioè tutte sono buone squadre ovviamente, insomma sia l'impegno che sembra proibitivo lo fa diventare un impegno difficile ma non proibitivo. E quindi devo dire che, come ho detto prima, io non so neanche che aggettivi usare per questi ragazzi perché sono molto orgoglioso di loro e se lo meritano tutto. Non ci lagniamo mai quando abbiamo delle difficoltà anche nell'allenamento, che ci manca qualcuno, visto che poi dopo la conferenza stampa di venerdì
a sabato erano già due pezzi in meno, per dire, no? Quindi allenarsi tre sei cercate tutte. Tutte però per dire, non è che ci siamo piantati subito. Loro mi hanno detto anche oggi, non è che noi stiamo bene, non c'è problema, siamo stati in campo 40 minuti, cioè ragazzi che non veramente, quello che non deve fare errori sono io, perché loro sono veramente bravi. Senti Frank, ma quanto era quotata questa vittoria da Avellino? Guarda, noi squadra, noi veramente affrontiamo le partite sempre con lo spirito di sapere che se facciamo le cose per bene la vinciamo, che vogliamo provare a vincere sempre. Questo fa stare tranquilli, perché non è che dico oggi devo motivarli, non so, una partita che la possono in Emilia ormai la danno su, no? Dice, questa qua tanto non si vince, ma insomma, per dire, non è mai stato così. E questo è bello, loro vogliono avere gli strumenti giusti da mettere in campo, applicarli nel migliore dei modi, che insomma poi hanno fatto benino, poi qualche svarione l'abbiamo combinato stasera, ma insomma. Perdonabile. Sì, alla fine è perdonabile, perché comunque c'è anche un avversario che è un ottimo avversario, tra l'altro, quindi insomma va bene così. Vabbè, intanto ti sei correttamente e tempestivamente scusato con i colleghi di Avellino per certe cose accadute in campo con Gaffney. Sì, perché io sono stato il primo a dire che dovevamo, come dire, stemperare i toni polemici, e lui sull'onda dell'euforia di una stoppata importantissima, che forse è il playoff decisivo, e ha avuto una reazione contro nessuno, cioè non è che ce l'avesse con i giornalisti di Avellino, ma che non sarebbe, non è consapevole, come dire, no, della cosa. Però insomma ha un comportamento che non doveva tenere, poi insomma dall'altro la sua esperienza e della sua educazione di ragazzo con quale egli è, doveva evitarlo. 36 punti, io credo che tu possa ritenerti molto soddisfatto. Sì, ci vogliono due campionati, l'anno scorso abbiamo fatti 18 in uno, quindi questo vale come due. Cioè, assolutamente, non c'è niente da recriminare, cioè essere contenti, orgogliosi, godersi l'attimo, che sappiamo nello sport non sono sempre rose e fiori, anzi, e quindi con merito cercheremo di chiudere a 38. Octagon Beach Restaurant sul litorale nord di Brindisi è aperto con bar, pizzeria e ristorante vista mare. Si organizzano compleanni, comunioni e tanto altro. Per info chiama Octagon al 333 85 94 233. Coach Maffezzoli, è andata male purtroppo per la Sidicas. Brindisi incerottata è riuscita a fare l'impresa. Qual è la tua analisi, Massimo? Non ho veramente parole per descrivere l'approccio della nostra partita, pauroso. Sicuramente Brindisi, per mille motivi, per la classifica, per la situazione di emergenza, si è presentata leggera di testa, noi invece no. Primo tempo è stato un primo tempo deficitario da questo punto di vista, sicuramente il secondo tempo più giocato a viso aperto, con un'inerzia che in realtà abbiamo solo veramente a pochi tratti avuto dalla nostra parte. È chiaro che l'esperienza di alcuni giocatori nel finale l'ha decisa, perché questa notte non penso che potrò dormire pensando al più due palla persa antisportivo che ha rigirato per l'ennesima volta l'inerzia di una partita che dal meno 12 eravamo riusciti a riacciuffare. Avete smontato due ritardi importanti. Questa squadra non posso dire che non ci provi, è quello che è avvilente, perché è una squadra che ci tiene, è una squadra che ci prova. Oggi sicuramente più di qualche giocatore non ha giocato la sua miglior partita, per usare un eufemismo, però alla fine ci abbiamo provato, solo che non è sufficiente ovviamente. Ci troviamo per la prima volta in stagione fuori dai playoff e a questo punto dobbiamo dire che dobbiamo chiudere ovviamente per noi stessi, per finire il campionato in una maniera decorosa da uomini, e poi vedremo se saremo fortunati con i risultati degli altri o se qualcuno avrà meritato più di noi di andare ai playoff. Massimo, come l'hai vissuta questa partita? Io stavo bene, mi è dispiaciuto per tutto quello che ho letto nei due giorni precedenti, quindi mi dispiace per questo. Io in realtà ho vissuto la partita per l'importanza che aveva la partita, non era chi avevo di fronte, quindi quello mi è dispiaciuto. Poi per il resto la partita dovevo pensare a far rendere la mia squadra, né più né meno, quindi era una partita importante, era una partita che poteva per l'ennesima volta cambiare la nostra stagione. Non siamo stati bravi a cogliere l'occasione. Complimenti a Brindisi, che con questa vittoria poi è matematicamente dentro i playoff, quindi un grosso in bocca al lupo loro per il finale di stagione, per il proseguio, e noi vediamo se anche con i risultati degli altri ci meriteremo di approdare alla post season.
Tullio Marino, una delle più grandi soddisfazioni non solo di questa stagione, ma io direi della storia della Pallacanestro Brindisino. Beh, della storia sono ancora un po' troppo giovane probabilmente per le vittorie epiche degli anni Ottanta, però una grandissima soddisfazione. Abbiamo vinto in un campo difficilissimo due volte, ci hanno rimontato la prima dal più 14, se non sbaglio la seconda dal più 12. Non era assolutamente facile mantenere la lucidità per portare a casa la partita, è successo di nuovo, perché quest'anno è successo tante volte in trasferta, è successo a Sassari, a Trento, a Trieste, a Bologna, su tanti campi. Quest'anno veramente ci siamo divertiti in trasferta, on the road, e adesso ci godiamo questi playoff raggiunti. Ce li godiamo con una certa, non troppa serenità, nel senso che in questo momento vogliamo arrivare a 38 punti per fare il record in Serie A della nostra franchigia, diciamo, chiamiamola così, il record di Piero, che era qui stasera. Tra l'altro non sono riuscito a vederlo, mi è dispiaciuto, ci piacerebbe batterlo e fare i playoff con il fattore campo in casa. Quante volte rivedrai la stoppata di Gaffney? Ma guarda, adesso la voglio rivedere subito, perché io ero dietro di voi, quindi ero anche un po' impallato, ho capito che la palla non sarebbe entrata, poi ma ho visto molto poco, quindi adesso appena ci rimettiamo in macchina per rientrare a Brindisi me la andrò a rivedere sicuramente. Tony ha fatto una partita straordinaria, eravamo pochissimi, non c'era Rush, non c'era Wojciechowski, non c'era nessuno oggi, non c'era Wes Clark, ieri ha avuto un problema, non c'era il presidente, non c'era il presidente, io ho fatto un'infiltrazione anche ma non sto scherzando, per un problema al collo, me l'ha fatta prima della partita Rino Longo, eravamo tutti distrutti, dal primo dei giocatori all'ultimo dei magazzinieri, però con tanto cuore siamo arrivati a giocarcela l'ultima palla, che era quello che tutti avremmo firmato prima inizio della partita, e l'abbiamo vinta. Domenica si andrà in campo contro Trento, battuta in casa da Milano per quota 38, ma anche per una grandissima domenica, una grandissima festa, Tullio. Sì, abbiamo già praticamente venduto tutto la parte superiore del palazzetto, le tribune blu, verdi e gialle sono praticamente già tutte esaurite. Adesso ci attendiamo l'ultima tornata di gente che questa settimana dovrà riempire e gremire nuovamente il palazzetto per accogliere questi giocatori che hanno fatto una stagione strepitosa e per cercare di accompagnarli a questa quota 38, che sarebbe sensazionale. Senza tornare sul mercato, o succederà qualcosa? Beh, noi siamo vigili. Frank venerdì in conferenza ci ha chiesto, l'ha fatto a mezzo stampa, ma sostanzialmente l'aveva già fatto da qualche settimana di persona. Prendere un giocatore in una stagione come questa può essere un aiuto, perché siamo stanchi. Oggi Ciappel è uscito a fine partita per crampi, non è riuscito a giocare l'ultimo minuto dopo che nei primi 20 non aveva mai toccato la sedia della panchina. Siamo pochi, non siamo tantissimi, siamo un po' stanchi, abbiamo qualche acciacco, un giocatore vorremmo metterlo dentro perché ci serve, perché ci auguriamo che questi playoff possano essere lunghi. Per Trento, allora già pronto a Milano a venire dall'altra parte con Gerrels che si alza e spara. Scrivete 3. Tenere molto alta l'intensità della propria difesa, poi qua dal palleggio Mike James trova Tarzeschi per la schiacciata. Gomez dal tiro Betigno si avvicina, canestro, fischio che va contro la difesa, diciamo con percentuali un po' più usuali, questi punti sarebbero stati ancora di più, allora per renderli di più arriva di nuovo Mike James. Out intelligente di Forrai che indirizza il pallone delle mani crack, poi si riposiziona fuori dall'arco, tenta anche il tiro da tre punti, ha fatto tutto Forrai. Per il momento sta comunque facendo una discreta differenza. Marmol corre il campo, arriva con la schiacciata morbida al ferro,
altra chance, l'ennesima per Trento per provare addirittura l'aggancio. Prova a spezzare la difesa, ci riesce il playmaker americano. Dopo l'intervallo è totalmente cambiata la difesa della squadra di casa, ora Kuzmiskas dimenticato sull'arco. La sbaglia, rimbalzo di Kraft, palla del pareggio anche del sorpasso per Trento. Kraft, la penetrazione, l'appoggio al vetro e dopo 39 minuti e poco più arriva il pareggio. E Gerrels, cambio difensivo questa volta, palla dentro da Tarzinski che rischia la palla persa, la ritrova Cinciarini. Gran fortuna qua per Cinciarini, ma bisogna anche essere bravi a procurarsela. Kraft cerca la penetrazione, il playmaker poi trova Porrai, tiro in acrobazia e giocata tra i due playmaker di Trento. Flaccadori cerca la penetrazione, scarico, Marble col tiro da tre del sorpasso, lo sbaglia, rimbalzo in attacco, due secondi, Marble deve tentare da tre punti, il suo tiro si stampa sul secondo ferro. Distante Elettrodomestici, i più grandi megastore expert della Puglia. Ci trovi a Surbo, strada statale 613 Lecce Surbo, lato opposto centro commerciale Mongolfiera. A Mesagne, in via Montagna, zona commerciale. A Gallipoli, strada statale 101, presso centro commerciale Famila. Elettronica, informatica, tecnologia, piccoli e grandi elettrodomestici, articoli per la casa, liste nozze e tante esclusive promozioni. Terzo tempo, ogni martedì alle 21:30 su Telerama.